Io sono il dottor Maps e adesso vi introdurrò alla quarta dimensione, dove non servono le mascherine. Seguitemi da rimani. Across the bridge over the ravine, you know, over near that Hilldale housing development. Right, Doc, but according to this map, there is no bridge. Well, Doc, we can scratch that idea. I mean, we can't wait around a year and a half for this thing to get finished. Marty, it's perfect. You're just not thinking fourth dimensionally. Right, I have a real problem with that. Don't you see? The bridge will exist in 1985. It's safe and still in use. Avete appena visto una clip tratta da Ritorno al Futuro, dove il dottor Brown indica a Marty McFly, che è il protagonista, di ragionare quadridimensionalmente. Quale libro consiglieresti per approfondire l'argomento della quarta e più dimensione e perché? Non ci sono dubbi. Il libro consigliato è Flatlandia. L'autore Edwin Abbott. È un testo che fu pubblicato in Inghilterra nel 1884, 32 anni prima che Einstein pubblicasse la sua teoria della relatività. È interessante che alcuni fisici che avevano letto questo testo fecero subito notare ad Einstein che alcuni dei temi trattati nella teoria della relatività trovano quasi, per così dire, un'anticipazione in questo testo. Qual è l'espediente che usa l'autore Abbott per spiegarci le dimensioni superiori alla terza? Immagina un pianeta a due dimensioni, un pianeta piatto, da cui il titolo, flat, in inglese Flatland, in italiano Flatlandia. Flat vuol dire piatto, land paese, terra, e ipotizza, utilizza questo espediente di togliere una dimensionalità alle tre che noi conosciamo. Perché questo? Perché mentre abbiamo una estrema difficoltà di immaginarci una dimensione in più rispetto a quelli che conosciamo, facciamo pochissima fatica a immaginare una dimensione in meno. Cioè, un pianeta a due dimensioni, in questo caso si immagina abitato da figure geometriche bidimensionali, il protagonista è un quadrato e l'organizzazione sociale è strutturata con una divisione in caste, in cui le donne vengono addirittura immaginate come segmenti, quindi delle semplici linee, e le classi, diciamo, più elevate sono caratterizzate da un numero, sono tutte, ripeto, figure geometriche, sono tutte caratterizzate, le classi più elevate, da un numero maggiore di lati. Quindi più lati ha l'essere, l'individuo, più è in alto nella classe sociale. Al vertice ci sono i circoli, i cerchi, che in realtà non sono cerchi, spiega Abbott, ma sono dei poligoni con un numero elevatissimo di lati e, diciamo, somiglia a un circolo. Circoli perfetti non esistono. Al tatto, spiega, risultano degli angoli, degli spigoli. L'idea è questa: meno lati ha la figura, più gli spigoli sono accentuati, quindi pericolosità, può infliggere delle ferite. All'inizio del libro spiega come si svolge la vita su Flatlandia, come avviene il riconoscimento fra le persone, il lavoro su Flatlandia, come è organizzata la religione, la politica, la famiglia, come sono strutturate le case. C'è tutta questa spiegazione, che è una preparazione poi a quello che è il succo del libro, che riguarda l'incontro che il protagonista, questo quadrato, fa
con una sfera che proviene dalla terza dimensione, cioè siamo in una situazione bidimensionale in cui tutti gli abitanti di Flatlandia vivono su due dimensioni inconsapevoli dell'esistenza di una ulteriore dimensione. A un certo punto una sfera, che questo è il piano di Flatlandia, dove vive il quadrato che, come i suoi conterranei, si muove strisciando sul piano di Flatlandia, inconsapevoli che al di sopra esiste un'ulteriore dimensione che viene definita Spaceland, sarebbe la nostra dimensione, la terza, e un giorno una sfera che volteggia sopra Flatlandia inizia a interloquire col quadrato. Come si manifesta la sfera al quadrato su Flatlandia? Il primo approccio è di tipo verbale, cioè la sfera si manifesta con la voce e inizia col rimprovero che la sfera fa al quadrato riguardo al fatto che la sera prima il quadrato aveva in maniera molto piccata mandato a letto il nipote, che è un esagono, per una domanda che il nipotino ingenuo aveva posto al nonno. Era questa: se 3, gli stava spiegando il nonno al nipotino, è un rettangolo, come si calcola la superficie di un quadrato? Gli spiega che la superficie di un quadrato, notoriamente, se un quadrato di lato 3, la superficie si calcola elevando al quadrato 3, 3 al quadrato 9, non ci sono problemi, la superficie quadrato di lato 3 è 9. Il nipotino chiede il senso di 3 alla terza, 3 al cubo, che aritmeticamente dà un valore 27, ma dice il nonno, cioè, non ha un corrispondente geometrico, non esiste una figura tridimensionale. Il nipotino insiste: chi l'ha detto che non c'è una figura tridimensionale? Il nonno, infastidito, lo manda a letto senza cena. Vai a letto, non fare domande sciocche. La sfera, dall'alto, assistita alla scena, al colloquio, e dice al quadrato: ha fatto male a non dare ascolto al nipote, perché esiste la terza dimensione. Io, senti la voce, questa voce proviene dalla terza dimensione, io sono una sfera. E questo sente questa voce, non sa da dove viene, mettiamoci, diciamo, nell'ottica del quadrato, come se noi ora sentissimo una voce non sapendo da dove proviene, ma avendo letto il libro capiremmo subito che c'è qualcuno dalla quarta dimensione che sta cercando di contattarci. Il quadrato pensa a uno scherzo, pensa a un atto magico, e comincia a chiedere informazioni. Fatti vedere, ok, mostrati fisicamente. Cosa fa la sfera? Bene, mi mostro, ti contatto fisicamente. La sfera cala su Flatlandia. Il quadrato vede un puntino. La prima immagine in grado di cogliere il quadrato è il punto, l'intersezione fra la sfera e il piano di Flatlandia. Questo puntino si trasforma in un cerchio, si trasforma in un cerchio, che ha questa caratteristica strana per Flatlandia. Aumenta le dimensioni, arriva al massimo che corrispondenza del centro della sfera, la sfera continua a attraversare il piano di Flatlandia per sparire in un punto. Quindi c'è anche un contatto visivo che è inspiegabile. È inspiegabile la comparsa di un punto che si trasforma in un cerchio di dimensione variabile e scompare. Quindi un'immagine non ha senso. Non capisce, continua a non capire. La sfera gli dà una serie di riferimenti, non capisce. La sfera comprende che l'unico modo è prendere il quadrato e trarlo in terza dimensione. Cosa che fa? Prende, rapisce il quadrato dalle due dimensioni e lo porta nella terza. A quel punto il quadrato vede e la sfera e altre figure tridimensionali, vede i cubi, vede le piramidi. Ovviamente rimane sbalordito e afferma che la sfera sei Dio, no? Una figura così bella, così completa, no? E vede questa realtà tridimensionale. Dopo l'iniziale sbigottimento,
fa la domanda che un po' è il clou del testo. Perché? Perché chiede alla sfera se per caso non esista una quarta dimensione. E questo è quello che riguarda a noi, sta dicendo a noi, è come se il quadrato chiedesse a noi abitanti della terza dimensione, che viene definita Spaceland, noi abitanti di Spaceland, chiede il quadrato se per caso non supponiamo l'esistenza di una quarta dimensione. Noi diremmo no, non la vediamo la sfera, infatti a domanda risponde, ma dov'è? Non la vedo io la quarta dimensione. E il quadrato subito risponde, ma noi di Flatlandia non avevamo assolutamente idea dell'esistenza della terza dimensione. Chi ti assicura che tu, sfera tridimensionale, quindi saremmo noi, lo sta dicendo a noi, che non esiste una quarta dimensione? La sfera è costretta ad ammettere che in teoria potrebbe anche esistere. Le implicazioni di questa faccenda sono enormi. Quando il quadrato viene portato in terza dimensione, vede il suo pianeta dall'alto, quindi ha una visione del proprio habitat dall'alto, cosa gli è preclusa fin tanto che è confinato su Flatlandia. Domanda: se noi avessimo una visione dalla quarta dimensione, cosa vedremmo? Avremmo una visione molto più ampia della realtà. Vedremo cose che normalmente non si vedono. Probabilmente verremmo ritenuti pazzi, perché potremmo dire, vediamo degli oggetti che chi non ha la visione quadridimensionale non vede. Potremmo vedere esseri che una visione tridimensionale non ci permette di visualizzare. Quindi probabilmente le persone che sono in qualche centro psichiatrico probabilmente hanno una visione quadridimensionale. San Paolo, in una delle sue lettere, mi sembra lettera ai Romani, parla, non si esprime in termini di quarta dimensione, ma accenna a una profunditas. In latino l'hanno tradotta così, non so nella lingua originale. Profunditas, lui dice esiste le tre dimensioni più la profunditas, un altro luogo fisico abitato dai santi. Quindi santo chi è? Non uno particolarmente bravo, buono e virtuoso, no, è un essere quadridimensionale che si manifesta in queste tre dimensioni con delle caratteristiche particolari. Flatlandia finisce col quadrato che è imprigionato a vita nella prigione di Flatlandia, continua a esistere nella speranza che queste mie memorie, quindi il testo, il libro, in qualche modo, non so come, possano trovare una strada per giungere alla mente dell'umanità di qualche dimensione e possano suscitare una razza di ribelli che si rifiutino di essere confinati in una dimensionalità limitata, che ritengo sia meraviglioso. Quindi diciamo dei ribelli dimensionali, cioè chi non si rassegna a vivere nel mondo in cui sta vivendo, che vuole altri spazi. Voglio altri spazi. Potremmo dire che tutti i problemi esistenziali che abbiamo nascano da una percezione vaga che c'è un altrove, ma non sappiamo dove sia. È nella quarta dimensione. E il libro si conclude con questo proclama e il quadrato imprigionato. Questo libro esce nel 1884. Nel centenario della uscita del libro, quest'autore, Rudi Rucker, scrive, uno scrittore di fantascienza, si occupa di meccanica quantistica, scrive questo testo, La quarta dimensione, che parla di quest'idea della quarta dimensione nella storia. Immagina un seguito di Flatlandia, dove un cubo, dopo 70 anni di prigionia, un cubo che volteggia sopra Flatlandia e vede il quadrato imprigionato in questa umida cella, promette al quadrato che lo aiuterà. Io in qualche modo ti aiuterò. Non,
non sveliamo ora il finale, e sarà l'argomento del prossimo incontro, come questo cubo salverà il quadrato dalla sua prigionia. Questo autore, Rudy Rucker, autore di questo bellissimo testo, Quarta dimensione,